Amici sportivi, benvenuti a Castel Bolognese che ospita la partenza della prima tappa della 12ª edizione del Giro Ciclistico delle Pesche Nettarine di Romagna. Una tappa che si correrà con la formula della cronometro a squadre, a Giro Ciclistico delle Pesche Nettarine dunque, che si presenta con un'importante novità nella giornata d'apertura. Come sempre 200 corridori al via, i migliori under 23 a livello nazionale e internazionale sono presenti a questa prova, 40 le squadre. E dunque sarà proprio una crono squadra ad assegnare la prima maglia verde di leader della classifica generale in questa manifestazione organizzata dalla SC di Romagna, manifestazione vinta tra l'altro nella passata stagione dal sudamericano Elio Fausto Saavedra. Una cronometro a squadre di 13 km e a 200 metri, particolarmente impegnativa, banca di credito cooperativo particolarmente vicina a questa manifestazione. Le immagini ci mostrano alcuni momenti appunto di questa giornata inaugurale del Giro delle Pesche Nettarine. Le immagini sono per gli atleti della Aran Cantina Tollo BLS, eccoci con i portacolori della Zalf Desire Fior che taglieranno il traguardo con un buon tempo, gli atleti diretti da Luciano Rui per quanto riguarda questa giornata che apre l'edizione numero 12 del Giro delle Pesche Nettarine, 15 minuti e 40 secondi, lo diciamo fin da subito, sarà il tempo finale. Eccoci con i portacolori della Trevigiani in zona traguardo, abbastanza lontani dalle posizioni di alta classifica. Questi atleti, come abbiamo detto, un cronometro interamente pianeggiante che ha fatto registrare velocità ben superiori ai 50 km orari. Le immagini ci mostrano ora gli atleti della Marchiol Ima Famila, superiore ai 16 minuti il tempo di questa rappresentativa. Ricordiamo che la crono squadra ha avuto partenza da Castel Bolognese e conclusione a Riolo Terme. La giornata inaugurale di questa manifestazione che si svilupperà in 5 tappe, nel frattempo concludono anche i portacolori del gruppo sportivo Feralpi. Nei controlli intermedi del percorso un ottimo tempo vedeva per i portacolori della Pagnoncelli NGC Perrella. Eccoci con il treno della squadra diretta da Alberto Cappelletti, la squadra lombarda che ha pedalato veramente forte, così come protagonisti di una buona prestazione sono stati i portacolori della nazionale della Gran Bretagna che hanno lottato lungo il percorso con gli atleti della Pagnoncelli. Purtroppo per la nazionale della Gran Bretagna una caduta nelle fasi conclusive di tappa ha messo fuori questa squadra, fuori dai giochi questa squadra che indubbiamente aveva un ruolo di favorita per le prime posizioni della classifica, così come gli atleti della Podenzano Italfine. Ci stiamo avviando verso la conclusione di questa sintesi della giornata che ha aperto il Giro Ciclistico delle Pesche Nettarine di Romagna, classico appuntamento che assegna anche la 21ª edizione dell'Aratro d'Oro, una classica appunto per la categoria Under 23. Ci sono degli atleti che concludono, il portacolore della Pagnoncelli 15:33 è loro il miglior tempo, 50:932 la media per i rappresentanti della Pagnoncelli NGC Perrel. Veramente un'andatura altissima, poco più di 15:33 per la precisione, per coprire i 13 km e 200 metri che dividevano Castel Bolognese da Riolo Terme. Eccoci ora con un'altra rappresentativa alla conclusione, successo per la Pagnoncelli. Ora andiamo a sentire squadre, la novità di questa 12ª edizione, mai avevamo fatto cronometro squadre, è uno spettacolo veramente meritevole. Tutti gli spettatori sono rimasti molto molto soddisfatti di questo avvenimento. Ha vinto sicuramente una delle squadre più forti, che darà del filo da torcere anche nei prossimi giorni, sicuramente fino a giovedì al tappone dolomitico, nostro dolomitico, che sicuramente lì farà la selezione per il vincitore della maglia verde Allegra. Siamo all'ultimo chilometro del Giro delle Pesche Nettarine di Romagna e il campione è in fuga da 30 secondi sul gruppo. Ma cosa fa? Sta rallentando! Cosa succede? È incredibile! Si è fermato! Conclusione clamorosa del Giro delle Pesche Nettarine di Romagna. Signore e signori, il campione ha abbandonato la corsa a poche centinaia di metri dal traguardo! Neanche i campioni resistono alle pesche di Agri Intesa.
L'ucraino Vitali Buz della Pagnoncelli NGC Perrella ha vestito la prima maglia verde allegra per quanto riguarda la classifica generale del Giro delle Pesche Nettarine di Romagna. Se le immagini ci portano ora in Piazza del Popolo a Ravenna, che sta ospitando tutte le operazioni preliminari in vista del via della seconda frazione. Partenza da Ravenna, conclusione a Massa Lombarda. Per quanto riguarda questa tappa, 140 km da percorrere, ma andiamo a sentire ora Alberto Cappelletti, il direttore sportivo della Pagnoncelli NGC Perrella. Noi ci tenevamo a fare una bella prova, certo non pensavamo di vincere, ecco, pensavamo di arrivare nei primi 5, questo era il nostro obiettivo. Si viaggia ancora sulla scia dell'anno scorso, quest'anno abbiamo cambiato la squadra al 75%, abbiamo inserito parecchi giovani, però vedo che stiamo andando già bene, siamo già a 9-10 vittorie a questo punto. Oggi intanto è una gara piatta, diciamo che non presenta difficoltà altimetriche, però può essere molto pericolosa. Vediamo venerdì sera come siamo messi, a questo punto venerdì sera possiamo pensare anche alla classifica. Sì, sono felice che la seconda tappa della 12ª edizione del Giro delle Nettarine parta da Ravenna, dal cuore di Ravenna, dal cuore della città, per tre ragioni. La prima è perché questa tappa è intitolata all'ex sindaco Pierpaolo Dattore, che è stato una figura molto importante per la nostra città e anche un mio caro amico. La seconda è perché Ravenna ha una tradizione importante dal punto di vista del ciclismo, il pedale Ravennate, la rinascita, anche qui sono nati negli anni 60 e 70 eventi come il Giro d'Italia dilettantistico, il Giro italiano delle regioni. E la terza è perché in provincia di Ravenna, a Ravenna si producono molte pesche nettarine, che sono uno degli aspetti più pregiati e più importanti della nostra agricoltura. Terra di grande ciclismo, dunque terra di grande sport, terra dalle grandi tradizioni. Il sindaco di Ravenna posa con gli atleti che guidano le varie classifiche, le ricordiamo: la maglia verde dell'Allegra contraddistingue il leader della classifica generale, la maglia gialla della Agri Intesa per la classifica punti, maglia azzurra Agri Bio per il Gran Premio della Montagna, la maglia bianca Yoga per la classifica giovani e la maglia rosa Banca di Credito Cooperativo Ravennate Imolese e Run Celofan per quanto riguarda la speciale classifica dell'Intergiro. Un avvio piuttosto tranquillo, siamo nel tratto di trasferimento che porta gli atleti all'uscita del centro abitato di Ravenna. Come abbiamo sentito da Alberto Cappelletti, il tecnico della Pagnoncelli NGC Perrella, è una tappa apparentemente facile, una tappa che comunque potrebbe rivelare alcune sorprese. Ravenna, quindi corridori che toccheranno i centri abitati di Sant'Alberto, Fornace Zarattini, quindi San Pancrazio, Russi, Bagnacavallo, Fusignano, Berlicetto, San Bernardino, Sant'Agata sul Santerno, quindi Lugo, Cotignola, Barbiano, Solarolo, Bagnara, Mordano, prima della conclusione di questa frazione dopo 140 km prevista a Massa Lombarda. Dopo 40 km di gara dal gruppo se ne vanno in quattro. Eccoci con i quattro battistrada. Stefano Borchi, eccolo inquadrato in maglia della Mastro Marco Vangi Sensi, in sua compagnia con il dorsale 44 Paolo Denti della Gavardo Tecmo, maglia giallo-nera, quindi eccoci con il numero 188 per Simone Santuccione, atleta che difende i colori della Monturano Civitanova Cascinare, con loro Luca Dodi, il vincitore dell'ultima edizione della Coppa Varignana della Podenzano. Ci stiamo avviando verso le fasi conclusive, i quattro battistrada hanno sempre mantenuto un vantaggio di poco inferiore al minuto. Nelle fasi conclusive a Cotignola è previsto uno sprint per quanto riguarda la classifica dell'Intergiro. Abbiamo detto azione nata dopo 47 km di gara, quindi nei pressi di Fornace Zarattini. Dicevamo una tappa interamente pianeggiante, qui il gruppo è ritornato compatto, siamo a Cotignola, Pierrera si aggiudica lo speciale sprint per quanto riguarda la classifica dell'Intergiro, l'atleta che difende i colori della Bedogni. Con le immagini siamo ormai a meno di 25 km dal termine. Ci spostiamo ora a Bagnara, ultimi chilometri di gara, meno di 10, c'è l'allungo di Marco Frapporti in maglia del club ciclistico cremonese Arvedi. Il bresciano Frapporti sta allungando proprio quando tutti si aspettavano una volata a ranghi compatti. L'atleta diretto da Bruno Leali ha deciso di tentare la soluzione di forza, guadagna immediatamente 15-20 secondi nei confronti del resto del gruppo. Ottima la pedalata del battistrada che sta spingendo un rapporto lunghissimo, lo ricordo
ricordiamo, siamo a meno di 10 km, il gruppo è segnalato sempre in questi frangenti di corsa a meno di 20 secondi. Nonostante questo, il bravissimo Frapporti, che su queste strade tra l'altro di recente ha conquistato anche il secondo posto nel trofeo Camon a San Bernardino, dicevamo, nonostante questo Frapporti ha insistito nella propria azione. A pochi chilometri dal termine dal gruppo è uscito di forza con una grande azione il polacco, ma c'è i Bodnar della Basso Piave che va a raggiungere il battistrada Frapporti proprio negli ultimi chilometri, a circa 5 chilometri dalla conclusione. Due atleti al comando, gruppo che comunque si mantiene sempre lì a 15-20 secondi. Solitamente quando il vantaggio è così risicato, soprattutto con una tappa come questa, nel frattempo vediamo che dal gruppo c'è Bagar, ci sono altri atleti che tentano di portarsi all'inseguimento dei battistrada, una maglia della Feralpi, quella segnalata all'inseguimento con il dorsale numero 48, si tratta di Tronchin. Dicevamo, quando i margini di vantaggio sono così risicati, solitamente gli atleti di testa si perdono d'animo e vengono risucchiati in un batter d'occhio dal resto del gruppo. E qui vediamo come Tronchin stia inseguendo i due battistrada, Bodnar e Frapporti, ma soprattutto abbiamo visto anche dall'immagine precedente come il vantaggio sia minimo per questi due atleti, soprattutto quando si ha alle spalle un gruppo di 200 corridori che si lancia all'inseguimento. Particolarmente attivi abbiamo visto i portacolori della nazionale della Gran Bretagna, era Steven Burke. Siamo a 5 km dal termine, il vantaggio dei Bodnar in compagnia di Frapporti si mantiene in queste fasi di corsa sempre sulla ventina di secondi. Logicamente i compagni di squadra dei due battistrada occupano le prime posizioni del gruppo, bravissimo il britannico Burke che sta insistendo nella propria azione. Ci sono degli atleti che arrivano nelle prime posizioni a rompere i cambi, come si dice in gergo ciclistico. Vediamo in maglia della Cremonese Arvedi Mancuso, che tra l'altro nella passata stagione si era aggiudicato una tappa al giro ciclistico delle Pesche Nettarine di Romagna, quindi con il dorsale 84 abbiamo visto anche Ferraresso della Zalfa Desire Fior, sempre una ventina di secondi, siamo a 3 km dal termine. È ottimo l'accordo tra i due battistrada, tra Frapporti e Bodnar. Bodnar, atleta polacco che sta facendo ora l'andatura nel tandem di testa, si transita, non poteva essere diversamente, vicino alle piantagioni di pesche che caratterizzano questo territorio. Sono entrambi due atleti del 1985, rapporto lunghissimo. Frapporti controlla la situazione alle sue spalle, il gruppo in questi frangenti di corsa è segnalato a soli 15 secondi, ma i due insistono, cartello dei 2 chilometri al traguardo. Bravissimo Bodnar, è un atleta molto dotato sul passo, così come del resto Frapporti. Abbiamo sempre Tronchin all'inseguimento che viene raggiunto, siamo all'ingresso ora di Massa Lombarda, ancora in insistono, veramente bravo Bodnar nel guidare questa azione negli ultimi chilometri. Frapporti di fatto ha dato il là alla fuga decisiva. Bodnar si è riportato con grande prontezza sul portacolori della Unidelta Bottoli Arvedi. Siamo ormai a pochissimi istanti dalla conclusione, 20 secondi il ritardo del gruppo e ci stiamo per immettere in quello che è il lunghissimo rettilineo d'arrivo. Il pubblico si attendeva una volata a ranghi compatti e invece sono stati veramente bravissimi Frapporti e Bodnar, che vanno così a giocarsi in uno sprint ristretto la vittoria nella seconda tappa del giro ciclistico delle Pesche Nettarine. Ed eccoci con lo sprint, alla destra del teleschermo Frapporti che va ad allungare, Bodnar cede, dunque Frapporti può alzare le braccia al cielo ed eccolo, è la prima affermazione stagionale, prima posizione per Frapporti, secondo posto per Bodnar, e attendiamo ora l'arrivo del resto del gruppo che vede Buttazzoni in prima posizione, è convinto di vincere il portacolore della Marche, ormai terzo, e precede Cecchin, Pinos, Magni, Zitti, Menapace, Boz e Lasca che si classifica in decima posizione. Una bella vittoria quella di Frapporti, una vittoria ottenuta alla maniera forte per questo atleta bresciano, appunto alla prima affermazione stagionale. Una nota di merito va sicuramente al polacco Bodnar che si è incaricato per gran parte di guidare questo tentativo
tentativo di fuga, un tentativo di fuga appunto che ha visto Frapporti in prima posizione e il polacco Bodnar al secondo posto. Una grande accoglienza da parte di Massa Lombarda, che rinnova il proprio legame con il mondo del ciclismo. Nella passata stagione qua si sono disputati i campionati d'Italia giovanili, esordienti allievi maschile e femminile, insomma una grande giornata di sport, una grande giornata di ciclismo, ed eccoci con la gioia e la soddisfazione di Frapporti sul podio. Quindi la consegna della maglia verde allegra per l'ucraino Vitali Buz della Pagnoncelli NGC Perrel, che è stata consegnata da Giovanni Cialariello, che è referente per lo sport per i comuni della Bassa Romagna. Giovanni Duci, vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana, consegna la maglia gialla della Agri Intesa per quanto riguarda la classifica punti al vincitore di tappa, che è Marco Frapporti. Quindi siamo ora alla consegna della maglia rosa per lo sprint dell'Intergiro. Raffaele Gordini, vicepresidente della Banca di Credito Cooperativo Ravennate Imolese, fa vestire la maglia rosa. Maglia bianca che si conferma per Mattia Ceola della Fausto Coppi Gazzara. Ed è il magazzino della Agri Intesa ad ospitare le operazioni preliminari per la terza tappa di questa 12ª edizione del Giro Ciclistico delle Pesche Nettarine di Romagna. La gara organizzata dalla SC di Romagna con Matteo Scaroni, eccolo, in maglia verde allegra di leader della classifica generale. Una classifica generale che è ancora molto corta. Il portacolori della Pagnoncelli NGC Perrel ha lo stesso tempo del compagno di squadra Vitali Buz. Una classifica che nel corso di questa giornata è destinata sicuramente a cambiare. Partenza dunque dai magazzini della Agri Intesa, come dicevamo, una giornata che propone ben 6 Gran Premi della Montagna: a Borgia, Sogliano sul Rubicone, a Roncofreddo, a Monte Leone, quindi a Sorrivoli, nei pressi di Roncofreddo, e Tessello, a circa 25 km dal termine. 195 i corridori al via dunque di questa frazione, una frazione appunto che presenta parecchie difficoltà. Abbiamo detto Scaroni allo stesso tempo di Buz, di altri compagni di squadra, Marioli e Bosio. Del resto la Pagnoncelli NGC Perrel si è imposta in quella che è stata la frazione d'apertura nella cronometro a squadre, dunque una situazione di classifica ancora molto corta. Oltre a questi atleti, alle spalle di questi atleti troviamo i portacolori della Podenzano, Canzini, Marguti, Dodi e Boschi. Prime fasi di gara piuttosto tranquille, c'è tempo di sorridere e apprezzare anche la bellezza dell'Emis, ma l'andatura è subito alta. Dicevamo 131 i chilometri da percorrere per quanto riguarda questa tappa. Gruppo che è rimasto compatto nei primi frangenti di corsa, sono 40 le squadre che stanno partecipando a questa manifestazione giunta, come abbiamo detto, alla sua 12ª edizione. Una partecipazione molto qualificata, vediamo gli atleti che si stanno alternando in testa al plotone con il dorsale numero 74 Vivian della Trevigiani, quindi vediamo nelle prime posizioni anche le maglie della Zalf Desire Fior, quindi con il numero 3 Miani della Centri della Calzatura. Una gara a carattere nazionale, partecipa a questa edizione del Giro Ciclistico delle Pesche Nettarine di Roma anche la squadra nazionale della Gran Bretagna. Nelle prime fasi di gara, Savignano sul Rubicone, dopo 31 chilometri di corsa è previsto il traguardo intertappa che assegna una maglia, una speciale classifica, dunque una delle novità previste appunto per questa edizione del Giro delle Pesche Nettarine. Mano per l'atleta in gara con il dorsale 131, Pasolini della Sergio del Fiume. Ci si avvia verso lo sprint appunto dell'Intergiro ed eccoci con il testa a testa tra Pirrera e un portacolori della Zalf Desire Fior. Si tratta di Masiero. Masiero è transitato in prima posizione e ha preceduto Pirrera, che comunque si conferma al comando di questa speciale classifica che assegna la maglia rosa.
Credito Cooperativo Ravennate Imolese Run Celofan per il portacolori della Bedogni. Con le immagini, con questa sintesi, ci portiamo ora alla salita che porta i corridori del Gran Premio della Montagna di Sogliano sul Rubicone, 45 km percorsi, e c'è un allungo, quello di Stefano Pirazzi, il portacolori della Palazzago Sacla, la squadra diretta al Giro delle Regioni dall'ex professionista Marco Milesi, ha allungato in queste fasi di corsa. Una bella azione, Pirazzi tra l'altro ha già abituato gli sportivi, eccolo transitare in prima posizione a Sogliano sul Rubicone, dicevamo, ha già abituato gli sportivi ad azioni come questa, ha vinto in questa stagione la tappa di Cingoli al Giro delle Regioni con un'altra azione partita da molto lontano. Al suo inseguimento al Gran Premio della Montagna in queste fasi di corsa è transitato Henry Frusto, portacolori della Bedogni, quindi si va frazionando il gruppo alle spalle. Siamo al secondo Gran Premio della Montagna di questa giornata, indubbiamente una giornata che, come abbiamo detto, potrebbe essere decisiva ai fini della classifica generale. Una classifica generale che, come abbiamo già ricordato, è molto corta per usare un termine ciclistico. Nel frattempo Pirazzi procede nella propria azione con grande convinzione. Nel breve volgere di pochi chilometri ha guadagnato un vantaggio superiore al minuto sui più immediati inseguitori. Si va ancora in salita, tra qualche istante ci sarà il passaggio a Monteleone, il quarto Gran Premio della Montagna della giornata. Veramente una bella azione di questo laziale di Fiuggi che aveva già ottenuto affermazioni importanti tra gli juniores, un atleta del secondo anno in questa categoria, un Pirazzi che procede con grande determinazione per quanto riguarda questa tappa. In classifica generale alla partenza di questa frazione Pirazzi aveva solamente 35 secondi di vantaggio nei confronti 35 secondi di ritardo nei confronti del leader della classifica Scaroni. Dunque c'è un doppio obiettivo per Pirazzi, la tappa ed eventualmente la maglia di leader. Dicevamo, ci stiamo avviando verso Monteleone per il Gran Premio della Montagna, siamo a 362 metri di altitudine, si alza sui pedali sempre con grande forza e grande grinta l'atleta diretto da Milesi in maglia della Palazzago Sacla. Dicevamo, ci stiamo avviando verso un nuovo scollinamento ad uno dei tanti Gran Premi della Montagna previsti per questa manifestazione. Nel frattempo ricordiamo giustamente che Pirazzi era transitato in prima posizione anche a Borghi e a Roncofreddo. 1:20 dividono questo atleta che va così a transitare. Eccoci al passaggio del Gran Premio della Montagna di Monteleone. Rifornimento, quindi inizierà il tratto in discesa. Frapporti in maglia gialla sta guidando il gruppo all'inseguimento. Frapporti che si era imposto nella seconda tappa con che si era conclusa a Massa Lombarda, tappa che era partita da Ravenna, una tappa che sembrava particolarmente adatta ai velocisti, ma il portacolori della Cremonese Arvedi ha preceduto tutti in compagnia di un altro atleta, dell'atleta polacco Bodnar, e ha anticipato dunque l'azione del gruppo. E chi cerca di anticipare l'azione del gruppo in vista della conclusione nel centro di Cesena è proprio il portacolori della Palazzago Sacla, Pirazzi. Siamo in località Borello, a circa a meno di 40 km dalla conclusione. Cambia la situazione alle spalle del battistrada, vediamo cosa sta accadendo. C'è il passaggio per Dodi, quindi abbiamo visto Bonifetto, riconosciamo Mantovani in maglia della Trevigiani, De Marchi e anche Malori per la Filmop, sorella Ramonda Parolin. Questi sono i più immediati inseguitori alle spalle del battistrada Pirazzi. 5 più immediati inseguitori che stanno guadagnando terreno nei confronti dell'atleta al comando. Li rivediamo. De Marchi è l'atleta che sta facendo l'andatura, difende i colori della Permac Brisot Bibanese. Eccoci con questo atleta che è originario di Buia in Friuli, il giovane Adriano Malori della Filmop sorelle Ramonda Parolina, autentico talento tra gli juniores. Luca Dodi, il vincitore della Coppa Varignana, passa ora a condurre in maglia della Podenzano, ed eccoci anche con l'atleta che difende i colori dell'Unione Ciclistica Trevigiani, si tratta di Enrico Mantovani. È ottimo l'accordo, ci sono dei buoni passisti in questo drappello. De
Marchi nel corso di questa stagione ha conquistato una vittoria a cronometro in provincia di Bolzano, ma dare manforte c'è anche un certo Adriano Malori che di soddisfazioni se le tolte parecchio nella passata stagione gareggiando tra gli juniores, ed è proprio Malori ad occupare la seconda posizione. Quindi abbiamo anche in queste fasi di corsa Bonifetto, eccoci con la maglia della Cycling Team Friuli, e quindi eccoci ancora con Luca Dodi. Luca Dodi che è il meglio piazzato tra gli atleti che fanno parte di questo drappello, il meglio piazzato in classifica generale, una classifica che nella seconda tappa non ha subito variazioni e grazie al secondo posto in quella che è stata la giornata d'apertura del Giro delle Pesche Nettarine, attualmente Dodi occupa in classifica generale a 3 secondi di ritardo, ma attenzione perché c'è un problema meccanico per Pirazzi. Milesi e Locatelli sostituiscono velocemente la bicicletta al battistrada a Stefano Pirazzi, che riparte proprio quando i 5 più immediati inseguitori stavano guadagnando notevolmente terreno ed erano segnalati ad una 40 secondi di ritardo. Un vero peccato per Pirazzi, certo ha perso poco tempo, ma un problema meccanico nelle fasi conclusive di tappa, quando ci stiamo dirigendo verso il Gran Premio della Montagna di Tessello, l'ultimo Gran Premio della Montagna della giornata, dicevamo un guasto meccanico anche a livello psicologico può incidere molto su questo atleta che sta lottando, come abbiamo detto, sia per la classifica generale sia per la vittoria di tappa. Ci sono ancora problemi per Pirazzi. Olivano Locatelli, uno dei direttori sportivi della Palazzago Sacla, ha cercato di sistemare la bicicletta al battistrada. Pirazzi che va a scollinare anche in prima posizione all'ultimo Gran Premio della Montagna della giornata. Siamo ormai a circa 25 km dal termine di questa frazione, si aggira intorno ai 30 secondi, Bonifetto transita in seconda posizione al GPM, terzo posto come abbiamo visto per Mantovani. Nel frattempo è rientrato anche un portacolori della Mastromarco Vangi Sensi tra i più immediati inseguitori, si tratta di Damiano Caruso. Dunque la situazione, un atleta al comando, si tratta di Stefano Pirazzi, e quindi troviamo all'inseguimento Luca Dodi, quindi Enrico Mantovani, Federico Bonifetto, Damiano Caruso, Alessandro De Marchi, Adriano Malori. Ed eccoci ora con un altro atleta che è rientrato in compagnia di Caruso, si tratta con il dorsale numero 22 di Cristiano Monguzzi, vincitore tra l'altro in questa stagione di una tappa alla Vuelta Bidasoa, una corsa che si disputa in Spagna. Caruso, dopo essere rientrato in compagnia di Monguzzi, va subito a prendere le redini della testa della corsa. Eccoci con le immagini che ci mostrano la testa del plotone, il bravissimo Gian Andrea Marioli, atleta marchigiano in maglia della Pagnoncelli NGC Pirell, sta facendo l'andatura in testa. È in pericolo la leadership di Matteo Scaroni, che difende appunto i colori della Pagnoncelli NGC Pirell. Logicamente nelle prime posizioni del gruppo abbiamo notato le maglie della Podenzano e le maglie della Palazzago Sacla per proteggere gli allunghi, l'azione di Pirazzi che è solo al comando, e di Luca Dodi che, come abbiamo detto, è il meglio piazzato in classifica generale. Bravissimo Gian Andrea Marioli nel fare l'andatura in testa al gruppo. Arrivano anche gli altri portacolori della Pagnoncelli NCG Pirell, abbiamo visto il passaggio per Selvaggi. Eccoci ora a Bertinoro, siamo ormai ad una dozzina di chilometri dal termine, ci sembra un po' appesantita l'azione di Pirazzi in queste fasi di corsa che si volta per controllare la situazione. Stanno guadagnando inesorabilmente terreno i più immediati inseguitori, il passaggio a Bertinoro, ormai Pirazzi vede alle sue spalle gli altri atleti, i 7 più immediati inseguitori che ricordiamo essere Dodi, Mantovani, Bonifetto, Caruso, De Marchi, Malori e Monguzzi. Si alza ancora sui pedali, è il protagonista indiscusso di questa giornata. Intravediamo in fondo a questo rettilineo gli atleti che stanno seguendo il battistrada negli ultimi chilometri di corsa, un Pirazzi che ha dovuto fare i conti sicuramente con la sfortuna per quanto riguarda la giornata odierna. Giro delle Pesche Nettarine che proseguirà nella giornata di domani con la tappa che porterà i corridori da Sassoleone ad Imola, conclusione nella giornata di domenica da Mordano a Faenza. Abbiamo visto il passaggio degli atleti alle spalle del battistrada Pirazzi, un Pirazzi che
come abbiamo già ricordato in precedenza, in questa stagione ha conquistato un successo importante in maglia azzurra della nazionale italiana sulle strade del Giro delle Regioni, quella, una di quelle che vengono considerate le maggiori gare a livello mondiale per quanto riguarda la categoria degli under 23, un Pirazzi che in questa giornata a Cesena sta mettendo in evidenza le proprie doti di attaccante nato. De Marchi ad inseguire, a guidare all'inseguimento, quindi vediamo Malori, Monguzzi si è frazionato leggermente il drappello dei 7, abbiamo Bonifetto quindi al passaggio, 7 inseguitori che vogliono riportarsi sull'atleta che è segnalato al comando. Dicevamo, Dodi è il meglio classificato, il meglio piazzato nella classifica generale, solamente 3 secondi dividono il portacolori del gruppo sportivo Podenzano dal leader Scaroni, che nel frattempo viene anche segnalato in difficoltà sul gruppo. Si sta per ricompattare il drappello degli inseguimenti, le trainate di De Marchi. Ormai i 7 atleti, eccoci, sono qui a pochi metri e va a svanire l'azione del bravissimo Pirazzi. Siamo a 10 km dal termine, dunque 8 uomini al comando. Un finale tutto da decidere con Luca Dodi che attualmente è il leader virtuale della classifica per quanto riguarda l'assegnazione della maglia verde della Allegra. Ricordiamo dunque le altre maglie, c'è quella azzurra della Gusto Bio per quanto riguarda la classifica del Gran Premio della Montagna. Pirazzi è transitato in prima posizione a tutti i GPM in questa giornata, dunque già leader di questa classifica. La maglia gialla alla partenza della frazione era portata da Frapporti e la maglia dell'Agra Intesa per quanto riguarda la classifica a punti. La maglia bianca vestita da Mattia Ceola della Fausto Coppi Gazzera, mentre la maglia rosa era sulle spalle di Christopher Bosio, maglia rosa, Credito Cooperativo Ravennate Imolese e Run Celofan per quanto riguarda i traguardi dell'Intergiro. Circa un minuto il vantaggio di questi 8 battistrada dal resto del gruppo. Con la sintesi siamo ora a 3 km dal termine, Caruso a fare l'andatura, viene rilevato da Bonifetto in queste fasi di corsa, gruppo che sta guadagnando terreno, gruppo che è segnalato a poco più di 50 secondi, ma è comunque ottimo l'accordo, rimane in coda Luca Dodi, in meno in queste fasi di corsa. Pirazzi, nonostante sia rimasto al comando per tantissimi chilometri, vuole dare il proprio apporto per far sì che questa fuga vada a buon termine. Eccoci ormai alla periferia di Cesena, quando siamo a pochissimi a chilometri, tra poco gli atleti transiteranno al cartello organizzativo dei 2 chilometri alla conclusione, una tappa che ha offerto sicuramente grandi emozioni, questa alla 12ª edizione del Giro Ciclistico delle Pesche Nettarine di Romagna, un Giro Ciclistico delle Pesche Nettarine di Romagna che si sta avviando verso la conclusione, un percorso particolarmente impegnativo, quello di questa manifestazione a tappa, che può vantare nel proprio albo d'oro nomi importanti come quelli di Cocorin, di Salvatore Commesso, di Rizzi, quindi di Petrov, tra i vincitori anche Riccardo Riccò. Siamo a 2 chilometri dall'arrivo, ha vinto anche Massimo Mazzanti, Miguel Angel Chavez Rubiano e l'ultima edizione è stata vinta da Elio Fausto Saavedra della Centri della Calzatura. Iniziano le fasi di studio tra i battistrada, siamo appunto come abbiamo visto a meno di 2 chilometri al termine, il gruppo è segnalato ora circa 45 secondi di ritardo e al comando troviamo Luca Dodi della Podenzano, Mantovani della Trevigiani, Pirazzi della Palazzago Sacla, Bonifetto della Cycling Team Friuli, Caruso della Mastromarco Sensi Vangi, quindi Monguzzi della Cremonese Arvedi, De Marchi della Permac e Malori della Filmop Sorelle Ramonda Parolin. Siamo già nel centro abitato di Cesena per le ultime fasi di gara, iniziano a studiarsi gli 8 battistrada in vista del traguardo, ormai hanno un margine di vantaggio abbastanza confortante, 45 secondi, ma attenzione, non bisogna perdere la situazione, non bisogna perdere il controllo della situazione, in quanto alle spalle di questi atleti ci sono 190 corridori che stanno pedalando ad altissima andatura per risolvere questa gara, eventualmente con un arrivo a ranghi compatti. Pirazzi là davanti a fare l'andatura, viene rilevato da Mantovani, ultime curve prima di metterci sul lungo rettilineo d'arrivo di via Cesare Battisti che torna ad ospitare il Giro delle Pesche Nettarine, ultimo chilometro, c'è uno scatto in testa al drappello degli 8, va ad allungare, vediamo un atleta là in fondo, si tratta del portacolori dell'UC Trevigiani Enrico Mantovani. Enrico Mantovani tenta il colpo a sorpresa, guadagna una manciata di metri sugli altri 7 atleti là davanti, siamo ormai ai 700 finali a fare all'andatura
Nel drappello di testa vediamo Caruso, quindi è il turno di Pirazzi. Mantovani resiste al comando, si volta a destra, sono solamente tre i secondi che dividono il battistrada dai più immediati inseguitori. Lungo rettilineo d'arrivo ancora Mantovani con un leggero margine di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori. Parte la maglia gialla di Alessandro De Marchi della Permac Brisot Bibanese, anche Malori sul lato sinistro della strada, ma è De Marchi a centro strada che va così ad aggiudicarsi questa frazione davanti a Malori, Monguzzi, Bonifetto, Caruso, Mantovani e a Pirazzi e Dodi. Eccoci con lo sprint che ci viene riproposto per quanto riguarda l'arrivo e la gioia di Alessandro De Marchi. Grazie all'ottava posizione, Luca Dodi è il nuovo leader della classifica generale. Eccoci con lo sprint del resto del gruppo che viene regolato da Cesaro, Sufognini, Cecchin, Os, Zdanov, atleta russo, Tioz, Benedetti e via tutto il resto del plotone dei più immediati inseguitori alle spalle degli otto battistrada. Eccoci con la premiazione di De Marchi. Luca Dodi guida la classifica generale, Pirazzi maglia azzurra, De Marchi maglia gialla, Malori maglia bianca, Pirrera maglia rosa. Quarta tappa della 12ª edizione del Giro ciclistico delle Pesche Nettarine di Romagna. Siamo ad una giornata dalla conclusione di questa prova. Si parte da Sassoleone e si arriva ad Imola. 140 i chilometri da percorrere, un finale particolarmente impegnativo che prevede per tre volte il circuito dei Tre Monti con l'ascesa a Monte Frassineto. Una classifica generale che vede al comando il portacolori del gruppo sportivo Podenzano, si tratta di Luca Dodi, ma poco prima della partenza andiamo a sentire alcune interviste realizzate proprio a Sassoleone mentre si svolgevano tutte le operazioni preliminari, a partire dal sindaco Roberto Poli. Noi siamo molto contenti che per il secondo anno si parta da Sassoleone. È una piccola frazione del comune di Casal Fiumanese, non capita molto spesso di avere iniziative di questo genere, per cui siamo molto onorati e orgogliosi di ospitare il Giro delle Pesche Nettarine. Voglio ringraziare tutti gli organizzatori per aver scelto ancora Sassoleone. Spero che anche in futuro ciò si possa ripetere. Tra l'altro le pesche nettarine, come tutti sappiamo, sono un prodotto molto importante per l'agricoltura del nostro territorio. Raffaele Mazzanti, consigliere della Banca di Credito Cooperativo Ravennate Imolese, un grande impegno il vostro che sicuramente vi dà grandi soddisfazioni a fianco del ciclismo, a fianco del Giro delle Pesche Nettarine. Sì, infatti bisogna vedere appunto il successo che oggi abbiamo creato qui a Sassoleone con questa partenza di questa gara delle pesche nettarine, e la banca è oggi per la tappa del circondario imolese lo sponsor ufficiale. Tappa del circondario imolese, dunque si parte da Sassoleone, corridori che devono affrontare un tratto di trasferimento che li porterà a Castel del Rio. Dicevamo poco fa, per quanto riguarda la classifica generale, dopo la terza tappa il comando Luca Dodi del gruppo sportivo Podenzano con 20 secondi su Monguzzi della Cremonese Arvedi Unidelta, terza posizione per Caruso della Mastro Marco Vangi Sensi, in ritardo di Caruso è di 23 secondi. 20 secondi dunque dividono il leader della classifica dal secondo. Quella di oggi può essere sicuramente una giornata che può dare ancora una svolta a quella che è la classifica generale, ad una giornata dalla conclusione. Eccoci nel frattempo che con le immagini arriviamo al chilometro zero, siamo appunto a Castel che ospita la partenza ufficiale. Marco Selleri abbassa la bandierina a scacchi, si parte per questa quarta frazione. Corridori che transiteranno da Casal Fiumanese, quindi passaggio per Imola, Dozza, Medicina, Sasso Morelli, per rientrare a Imola appunto con le tre tornate del circuito dei Tre Monti, praticamente la storia del ciclismo per quanto riguarda queste strade. Gruppo che nelle prime fasi di corsa è rimasto compatto, anzi è rimasta
è stata altissima la natura, i corridori hanno pedalato sempre sopra i 45 km orari di velocità. Nonostante questo si verificano alcuni scatti come quello al quale stiamo assistendo, quello che viene portato in queste fasi di corsa da Alessandro Re Dionigi, un atleta lombardo che difende i colori del gruppo sportivo Ediltecnica. Si tratta più che altro di scaramucce in queste prime fasi di gara. Re Dionigi guadagna una cinquantina di metri di vantaggio nei confronti del resto del gruppo. Abbiamo detto, Dodi veste la maglia verde allegra di leader della classifica generale, la maglia bianca Yoga per la classifica dei giovani vestita da Malori, De Marchi veste la maglia gialla dell'Agra Intesa K della classifica punti, la maglia azzurra dell'Augusto Bio è vestita da Stefano Pirazzi, miglior scalatore, e quindi Massimo Pirrera veste la maglia rosa della Banca di Credito Cooperativo Ravennati Molese e della Run Celofan quale leader della speciale classifica dei traguardi intermedi. Con le immagini siamo a Dozza, il gruppo è tornato compatto, il britannico Ian Stannard sta facendo l'andatura, vediamo in seconda posizione Emanuele Boaro, grande lavoro da parte del britannico Stannard che ha conquistato anche un titolo di campione d'Europa su pista nella prova dell'inseguimento a squadre. Stannard è un passista molto forte, nel corso di questa stagione ha conquistato tra l'altro anche il successo alla Milano Bussetto, una classica del calendario nazionale. Arrivano nelle prime posizioni anche le maglie arancioni della Pagnoncelli NGC Perrel. Tutto questo perché? Perché un portacolori della Pagnoncelli, anzi due, Buzza e Marioli, occupano la quarta posizione in classifica, soli 27 secondi dal leader. Dunque controllano la situazione gli atleti della Pagnoncelli NGC Perrel, Pagnoncelli che aveva vinto la frazione d'apertura di questa manifestazione. Eccoci con un traguardo volante speciale posto a Castel San Pietro, offerto dall'amministrazione comunale. Abbiamo una maglia della Zalf Desiree Fior al comando, dicevamo un traguardo volante extra per quanto riguarda questa giornata. E Emanuele Boaro, il vincitore tra l'altro dell'ultima edizione del Gran Premio della Liberazione, la classica che si corre sul circuito delle Terme di Caracalla il 25 aprile, eccolo, dicevamo, Boaro ha conquistato il successo in quel traguardo speciale. Ci sono ancora scaramucce insieme a Boaro, riconosciamo con il dorsale numero 30 che sta allungando in queste fasi di corsa, Efrem Salvi. Qui siamo con le immagini al traguardo intermedio sotto l'arco della Run Celofan, si va dunque a sprintare per l'assegnazione della maglia rosa per questa speciale classifica, ed è Buoro della Marchio Lima Famila a conquistare il successo parziale. In questi frangenti di corsa troviamo al comando un drappello forte di 7-8 unità, è minimo comunque il vantaggio nei confronti del resto del gruppo che vede sempre i portacolori della Gran Bretagna, abbiamo visto della Cremonese Arvedi, compagni di squadra di Monguzzi, che tra l'altro ha conquistato anche un successo di tappa alla Vuelta Bidasoa di recente, una gara a tappe che si corre in Spagna. Dicevamo, queste sono le squadre che stanno controllando la situazione in virtù del fatto che Monguzzi occupa una buona posizione in classifica generale, è seconda soli 20 secondi da Dodi, dunque il leader della classifica avrà il suo bel da fare per difendere il primato. Siamo alle porte di Imola, sta per iniziare il circuito di Monte Frassineto per la testa della corsa che vede ora in avanscoperta due atleti. Si tratta di Rudy Campa, eccolo, è un atleta della provincia di Brescia che difende i colori del Velo Club Mantovani di Rovigo. In sua compagnia troviamo Borchi, atleta toscano e della provincia di Prato, di Seano precisamente, e veste i colori della Mastro Marco Sensi Vangi. È la prima delle tre tornate che caratterizzano gli ultimi chilometri di gara di questa frazione, siamo a circa 35 chilometri dalla conclusione. Una buona azione quella di Campa e Borchi in queste fasi di corsa, ma anche in questo caso il gruppo non lascia spazio nonostante i due atleti abbiano un ritardo piuttosto consistente in classifica generale. Campa 12 minuti, Borchi ne ha 14, dunque di fatto non preoccupa questa azione i corridori che occupano le posizioni di alta classifica, ma il gruppo non ci sta. Vediamo appunto quando siamo con le immagini alle porte di Imola, tra l'altro un atleta sta pedalando sulla corsia opposta rispetto alla quale sta pedalando tutto il resto del gruppo, eccolo rientrare un atleta che difende i colori della Cargo Albatros. Il gruppo rimane compatto, il gruppo ha sempre controllato l'attacco dei due fuggitivi Borchi e Campa. Vediamo nelle prime posizioni i portacolori della Pagnoncelli NGC Perrel, quindi riconosciamo anche le maglie dell'Arvedi, via via tutto il resto del plotone che si è sempre mantenuto a 30-40
30 secondi di ritardo in vista appunto delle tre scalate al Gran Premio della Montagna di Monte Frassineto. Quarta giornata, lo ricordiamo, domani si concluderà il Giro delle Pesche Nettarine con la frazione che prenderà il via da Mordano e si concluderà a Faenza. C'è anche tempo di dissetarsi con del buon vino in vista del passaggio al Gran Premio della Montagna, ed eccoci proprio con il passaggio. Borchi va a transitare in prima posizione, secondo Campa, attenzione perché ci sono dei corridori che stanno per entrare sulla testa della corsa. Abbiamo visto Mancuso in maglia della Bottoli Arvedi Club Ciclistico Cremonese e anche Contoli della Filmop Sorelle Ramonda Parolin. Questa è la situazione. Iniziano a preoccuparsi i portacolori della Podenzano, i compagni di squadra del leader Luca Dodi, eccolo in maglia verde nelle prime posizioni del gruppo, così come Malori in maglia bianca della Yoga miglior giovane, e vanno a guidare l'inseguimento. Un attacco come quello di Mancuso potrebbe essere sì preoccupante. Mancuso tra l'altro nella passata stagione ha conquistato anche un successo di tappa al Giro delle Pesche Nettarine a Gabicce Monte, in quella che di fatto era la tappa più impegnativa dell'edizione 2006 di questa manifestazione organizzata dalla SC di Romagna. Rientrano altri corridori nel frattempo. Eccoci con la situazione. Mancuso è al comando, Contoli in seconda posizione, in terza posizione in maglia della Feralpi è rientrato il lituano Andrus Buividas, e chiude il gruppo il portacolori della Mastro Marco Sensi Vangi, si tratta di Borchi. Siamo in prossimità di un nuovo scollinamento al Gran Premio della Montagna, dunque Campa ha perso leggermente contatto dal drappello di testa e Contoli a tenere alta l'andatura quando siamo in vista del secondo passaggio alla cima del Monte Frassineto, e dunque manca una tornata alla conclusione. Contoli, quindi vediamo Buividas, il passaggio per Mancuso, ma anche in questo caso il gruppo inizia a guadagnare terreno, gruppo che non ci sta nelle fasi conclusive, anzi ci sono alcuni corridori che sono già usciti all'inseguimento, e in queste fasi di corsa uno dei più attivi indubbiamente è Stefano Pirazzi della Palazzago Sacla, uno Stefano Pirazzi che meriterebbe un premio in quanto a combattività. Nella giornata, siamo a 20 km dal termine, nella giornata di ieri è stato il protagonista di una lunga azione. Si muovono i big perché fa parte del gruppo al comando, appunto fanno parte del gruppetto al comando, corridori che occupano le posizioni di alta classifica. Mancuso, eccolo al passaggio, quindi Andrus Buividas, portacolori della Feralpi, un atleta lituano molto dotato sul passo. Dicevamo, c'è Bagar nelle prime posizioni del gruppo con uno Stefano Pirazzi che veste le insegne del primato nella speciale classifica del Gran Premio della Montagna, veste la maglia azzurra dell'Agusta Bio. Nella giornata precedente Pirazzi era scollinato in prima posizione a 5 dei 6 Gran Premi della Montagna previsti, appunto. Eccoci ancora con la testa del gruppo, con il sudamericano Pulido Naranjo a fare l'andatura, uno dei tanti atleti stranieri che gareggiano in Italia. È il turno ora con il dorsale 69 per Marco Gatti, portacolori della Marchio Lima Famila, ma è appunto a preoccuparsi Luca Dodi, maglia verde, che tra l'altro in questa giornata festeggia il 20° compleanno. Grande lavoro per gli atleti diretti dall'ex professionista Raimondi. Vediamo Damiano Margutti della Podenzano fare una grande trainata per proteggere la leadership del leader, e i fuggitivi sono lì davanti. Siamo ormai nelle fasi conclusive, ricordiamo, da scalare ancora una volta il Monte Frassineto. I portacolori della Podenzano hanno svolto una grande mole di lavoro negli ultimi chilometri per appunto evitare sorprese in quella che sarà la giornata conclusiva, ed eccoci appunto con il gruppo che ritorna compatto, arriva nelle prime posizioni anche il dorsale 36 Barbieri della Palazzago, tutto da rifare quando siamo ad una 15ina di chilometri dal termine. Ancora un giro da affrontare, c'è lo scatto di Mirko Selvaggi, atleta già vincitore nel corso di questa stagione del trofeo Tempestini che si è corso alla California in provincia di Livorno, il paese, la città del campione del mondo e campione olimpico Paolo Bettini. L'allungo dunque per Selvaggi in queste fasi di corsa, un rapporto lunghissimo per questo atleta che tra l'altro ha difeso i colori della nazionale italiana all'ultima edizione del Giro delle Regioni.
Selvaggi si volta per controllare la situazione alle sue spalle. Federico Canuti della Bedogni è il primo a riportarsi sul portacolori della Mastro Marco Sensi Vangi. Guadagnano una decina di secondi, a dire il vero non tantissimo in vista del finale, un finale che si annuncia quanto mai scoppiettante, quello di questa quarta tappa del Giro delle Pesche Nettarine. Due sono gli uomini al comando, siamo nel territorio di Imola, una terra di grandi tradizioni ciclistiche, e sono due i battistrada che stanno caratterizzando gli ultimi chilometri. Selvaggi, ecco il longilineo atleta che sta perdendo contatto da Canuti, che tenta il colpo a sorpresa, ultimo passaggio al Monte Frassineto, ma alle spalle ancora Pirazzi, ci viene segnalato in grande recupero. È stato un finale ricco di emozioni quello di questa giornata, ed eccoci proprio con il laziale Pirazzi, maglia azzurra della Gusta Bio, è lui il miglior scalatore al Giro delle Pesche Nettarine 2007, raggiunge Canuti. Pirazzi non ha nemmeno guardato l'atleta che c'era al comando e prosegue nella propria azione. In sua compagnia vediamo un portacolori della Moro Scott alla ruota appunto del laziale Pirazzi. Sono fasi molto concitate queste, gli ultimi chilometri della quarta tappa del Giro delle Pesche Nettarine. Veramente un grandissimo bravo a questo atleta laziale, protagonista nella giornata di ieri, ma il gruppo è lì alle spalle. Ancora una volta gli inseguitori non ci stanno. Ultimi chilometri di gara, attenzione perché si muove Cristiano Monguzzi, e questa è un'azione che potrebbe essere molto preoccupante per il leader. Monguzzi è secondo in classifica a 20 secondi, solamente 20 secondi di ritardo dal leader Dodi. Monguzzi sta facendo il possibile per portarsi al comando e per far sì che questa azione vada a buon fine. Siamo negli ultimi chilometri di gara, tra poco lo scollinamento al Gran Premio della Montagna, ancora pochi metri dividono Monguzzi dalla testa della corsa, ma là davanti ancora Pirazzi a scattare. Ormai non c'è più nulla da fare per il portacolori della Moro Scott. Monguzzi che raggiunge anche Canuti. Là davanti abbiamo Pirazzi, lo intravediamo in prossimità del passaggio al Gran Premio della Montagna. Abbiamo visto il passaggio per Tabor e via via tutti gli altri, ma sul traguardo il gruppo è compatto, ed eccoci con la volata, con lo sprint imperioso di Manuel Belletti, che va così a vincere davanti a Cesaro Zdanov, l'atleta russo. Un grande successo quello per Manuel Belletti, che difende i colori della Trevigiani. Si tratta della terza affermazione stagionale per questo ragazzo di Sant'Angelo in provincia di Forlì. Siamo dunque nel centro di Imola, un emiliano vince con grande soddisfazione, grande affermazione dunque per Manuel Belletti. Non cambia la classifica, Luca Dodi rimane al comando della generale. Per quanto riguarda le altre maglie, nulla di cambiato con Malori miglior giovane, Pirazzi miglior scalatore, De Marchi leader della classifica punti, Pirrera primo nella speciale classifica dei traguardi intermedi, che assegna la maglia rosa. La soddisfazione di Manuel Belletti. È Mordano, la patria delle pesche nettarine, ad ospitare le operazioni preliminari in vista del via di questa quinta ed ultima tappa del Giro delle Pesche Nettarine di Romagna. Partenza da Mordano, dunque in provincia di Bologna, conclusione a Faenza per quella che ormai da diverse stagioni è l'ultima frazione di questa prova. Una tappa pianeggiante nelle fasi iniziali, una tappa che presenta un'asperità appunto negli ultimi chilometri. L'ascesa a Pergola proprio a circa 8 km dal termine. Luca Dodi della Podenzano è al comando della classifica generale, veste la maglia verde Allegra, ma la classifica è ancora piuttosto corta, dunque c'è da attendersi di tutto in questa frazione, una frazione che può riservare anche sorprese per quanto riguarda le condizioni atmosferiche. Non piove alla partenza, 178 i corridori rimasti al via, pochi istanti alla partenza appunto da Mordano, che ospita ancora una volta il via delle pesche nettarine. Ma andiamo a sentire ora la soddisfazione del sindaco di Mordano. L'ultima tappa di oggi è una tappa estremamente importante, anche perché per il giro stesso, da tappe locali
nel solo territorio oggi è l'arrivo di un giro che negli anni è cresciuto ed è diventato un appuntamento per tre province fondamentalmente. La provincia di Bologna, la provincia di Forlì e la provincia di Ravenna. A pochi chilometri qui dal capoluogo Mordano c'è il convento di San Francesco, un convento che è sorto prima dell'anno 1000 con un insediamento dei Benedettini. Successivamente fu ristrutturato nel 1500 dove si insediarono i frati francescani ed è un monumento di notevole valore storico e culturale. C'è un'oasi naturale composta da diversi bacini e parecchi terreni circostanti. Questa, oltre ad essere un'oasi naturale, è anche una ricchezza per tutto il territorio di Mordano e anche per tutti i territori limitrofi, in quanto è una forte riserva d'acqua ad uso di tutta la cittadinanza, sia per quanto riguarda l'uso civile, l'uso industriale e anche l'uso agricolo. Renato Folli, presidente del comitato organizzatore della 27esima Sagra dell'Agricoltura, un grande avvenimento qua a Mordano. Ricordiamo i dettagli, date, programma. Il programma dura 11 giorni fino al 4 di giugno, ma gli avvenimenti importanti è oggi che c'era, diciamo, il raduno delle carrozze d'epoca, partita di calcio dei bambini di 10 anni, 20 squadre, domani sera un convegno sull'agroalimentare, diciamo, sul riscaldamento del pianeta Terra, quale impatto agroalimentare, presente il ministro dell'Agricoltura Paolo De Castro, domani sera alle 8, poi abbiamo domenica il clou dell'amministrazione 26esimo Palio dei Borghi, una corsa a pelo, si corre alle 18 di sera con i fantini di Asti, di Siena, di Legnano, di Ferrara, dove è un avvenimento che è veramente bello, dove invitiamo tutti a venire a vedere perché sono le stesse emozioni del Palio di Siena, quindi è il clou della manifestazione, ha sempre avuto un grande successo di pubblico e speriamo si possa ripetere anche quest'anno. E tutto è pronto dunque in vista della partenza della tappa conclusiva. A dare il via il sindaco Roberto Addalò, sindaco di Mordano, l'avvocato Celestino Salami, presidente del comitato regionale dell'Emilia Romagna della Federazione Ciclistica Italiana. Dicevamo poc'anzi, per quanto riguarda la classifica generale, Luca Dodi al comando con 27 secondi di vantaggio nei confronti della coppia della Pagnoncelli NGC Perrel, Vitali Buzzi e Gianandrea Marioli. Dunque c'è da attendersi a di tutto in questa tappa. Qui è nato il Giro delle Pesche Nettarine di Romagna, si transita davanti alla casa di Giuseppe Gaddoni, il patron di questa manifestazione, giunta appunto alla sua 12esima edizione. Una tappa che misura 137 chilometri, quella che chiude appunto il Pesche Nettarine del 2007, via velocissimo, con logicamente Dodi e i suoi compagni di squadra sempre vigili nelle prime posizioni del gruppo a controllare la situazione. Con le immagini facciamo ora un passaggio a Castel Bolognese, dove si è svolta la sagra di Pentecoste. Andiamo a sentire alcune impressioni. Signor Sindaco, l'inizio della sagra di Pentecoste di quest'anno tra l'altro ha coinciso con il via del Giro Ciclistico delle Pesche Nettarine, dunque un doppio abbinamento, tradizione e sport. Certo, noi quest'anno abbiamo arricchito la nostra sagra appunto partendo con la partenza della gara delle Pesche Nettarine. Noi siamo sempre stati disponibili ad ospitare questa corsa, quest'anno appunto arricchiamo addirittura la nostra sagra della Pentecoste, c'è anche il nostro territorio dentro la sagra della, non solo dentro la sagra della Pentecoste ma anche dentro le Pesche Nettarine. Questo è un territorio agricolo, fortemente agricolo, dove la pesca nettarina fra le altre cose è molto diffusa e quindi ci ha fatto molto piacere questo abbinamento e ci stava bene. Un anno di lavoro per allestire tante manifestazioni, il vostro fiore all'occhiello logicamente è la sagra di Pentecoste. Sì, in effetti delle manifestazioni ne facciamo 9-10 nell'anno, eccoci, questo qui diciamo che è la più importante anche perché è una delle sagre più vecchie della Romagna, è nata 370, questa è la 376esima edizione. Dunque tradizione legata allo sport, Castel Bolognese appunto che ha ospitato la partenza del Giro delle Pesche Nettarine. Con le immagini torniamo alla quinta ed ultima tappa di questa manifestazione, il maltempo sta imperversando sugli atleti che si avvicinano, anzi stanno andando al traguardo intertappa previsto a Bagnara di Romagna per quanto riguarda l'assegnazione della maglia rosa per questa speciale classifica, traguardo che è stato vinto da un portacolori
della Zalf Desire Fiora, eccolo con il dorsale numero 85, si tratta di Emanuele Boaro, tra l'altro vincitore dell'ultima edizione del Gran Premio della Liberazione. Quello di Boaro era stato di fatto uno scatto per aggiudicarsi i punteggi per quanto riguarda questa speciale classifica. Con la testa della corsa siamo ora a Solarolo e la situazione rimane di gruppo compatto. Vediamo fare l'andatura con il dorsale 150, Likachev della Virtus Villa, uno dei tanti atleti dell'est che gareggiano nel nostro paese, inseriti in rappresentative italiane. Qui ci stiamo avviando verso le fasi conclusive. Abbiamo due corridori al comando, vediamo con il dorsale 155 Alexander Zdanov, atleta russo, siamo al suono della campana. In sua compagnia abbiamo un altro atleta che sta caratterizzando appunto gli ultimi chilometri di gara. C'è l'ingresso sul rettilineo d'arrivo per Zdanov in compagnia del portacolori della Model BC Team, si tratta di Vairoli. Inizia l'ultima tornata, quella che porterà i corridori a scollinare a Pergola. Vairoli e Zdano vanno una quindicina di secondi di vantaggio nei confronti del resto del gruppo, anzi un resto del gruppo che in questi frangenti di corsa lascia fare leggermente i due battistrada. Tende dunque ad aumentare leggermente il vantaggio di Vairoli e Zdanov in questi frangenti di corsa. Attenzione perché Zdanov occupa una buona posizione in classifica generale. Rimane solo al comando Zdanov, su di lui si porta un portacolori del gruppo sportivo ed il tecnico Alessandro Re di Dionisi. Siamo negli ultimi chilometri di gara, ma sono i portacolori dell'FVR Bata a fare l'andatura e a riportare il gruppo da prima su Re Dionisi. Vediamo Michelusi fare l'andatura in testa al gruppo. Dicevamo, il primo ad essere raggiunto è stato Re Dionisi, quindi ora viene raggiunto anche Zdanov quando stiamo per scollinare a Pergola, poco più di 8 km dal termine. Pirazzi, l'atleta in maglia azzurra, meriterebbe un premio combattività per quanto riguarda questa edizione del Giro delle Pesche Nettarine. Arrivano nelle prime posizioni anche i portacolori della Pagnoncelli NGC Perrel per attaccare il primato di Dodi in classifica, ma si scatta ancora in testa al gruppo ad allungare in queste fasi di corso. Siamo ormai all'epilogo, agli ultimi chilometri, è Daniel Ossi, il portacolori della Zad Desire Fior. Dicevamo, combattivo in tutte le giornate, lo è anche nella frazione conclusiva il bravissimo Stefano Pirazzi, che veste la maglia di leader della classifica del Gran Premio della Montagna, è stato l'eroe di Cesena, ci ha provato anche nella giornata di Imola ed ora a pochi chilometri dal termine è ancora lì davanti a cercare di fare la differenza e alla ricerca di una vittoria importante al Giro delle Pesche Nettarine. Un Pirazzi che ha vinto anche una tappa al Giro delle Regioni nel corso di questa stagione, attacca, guadagna 100-150 metri nei confronti del resto del gruppo, sta pedalando veramente ad andatura altissima il laziale Pirazzi, ma il gruppo è lì a pochi secondi, a pochi metri. Ci prova in queste fasi di corsa Contoli, che è il primo a riportarsi su Pirazzi. Contoli tra l'altro sta gareggiando sulle strade di casa, un atleta della provincia di Ravenna. Alberto Contoli prosegue nella propria azione, siamo ormai a circa 4 km dalla conclusione del Giro delle Pesche Nettarine di Romagna. Contoli in maglia della Filmop Sorelle Ramonda Parolin si volta per controllare la situazione, il gruppo si mantiene a poco più di 50 metri, nonostante questo il bravissimo ravennate Contoli insiste. Stiamo per in un tratto in salita verso le ultime fasi di corsa, Contoli sempre al comando ed eccoci ora verso la conclusione, si scatta ancora, rimane alta l'andatura, ma il gruppo a questo punto non lascia spazio più a nessun attacco. Di fatto si sono verificati numerosi allunghi, ma del resto si sa, allungare quando si pedala ad oltre 50 km orari risulta particolarmente difficile, anche perché ci sono le squadre dei velocisti che iniziano ad occupare le prime posizioni del gruppo. Eccoci con altri atleti che guadagnano posizione, abbiamo visto Stannard, nonostante questo ancora lunghi in testa al plotone come quello del lettone Berdos della Permac Brisot Bibanese. Su di lui si riporta il lituano Andrus Buivydas, eccoci un lettone Berdos a fare l'andatura in maglia gialla, maglia giallo-verde, quindi Andrus Buivydas, atleta lituano in forza alla Feralpi, si muove qualcosa anche alle spalle, sono due atleti molto dotati sul passo, dunque potrebbero essere in grado di fare la differenza, tutta da seguire dunque questa azione. Buivydas ha sbagliato la curva,
è sceso di strada, Berdos è andato subito a prendere il comando del tandem di testa quando siamo ormai a pochi istanti dalla conclusione, ma ci sono già corridori che si stanno per riportare sulla testa della corsa. 3 chilometri al termine del Giro delle Pesche Nettarine, una manciata di metri dividono Buivydas e Berdos da un più immediato inseguitore che in queste fasi di corsa è un portacolori della Zal Desiree Fior. Si tratta di Cecchin, eccoci ancora con Cecchin, Berdos e Buivydas che sta facendo l'andatura ormai nel centro abitato di Faenza quando ci stiamo avviando verso le fasi conclusive. 1 chilometro al termine, ancora 3 uomini al comando, un finale mozzafiato. Cecchin insiste, il lettone Berdos è in seconda posizione, ma il gruppo è lì a pochi metri e torna proprio compatto all'ingresso del rettilineo d'arrivo. Il traguardo è là in fondo, gruppo dei migliori che si è frazionato leggermente nelle prime posizioni. Eccoci con lo sprint nelle prime posizioni, troviamo Cecchin, Fognini, Ponzoni, ma sulla destra del teleschermo la maglia bianca-azzurra di Belletti, il vincitore sul traguardo di Imola, va così a vincere. Belletti, secondo è Ponzoni, terzo Cecchin, quarto Fognini, quinto posto per Bernardini. Questo è il risultato della tappa conclusiva. Termina anche Luca Dodi che va così a scrivere il proprio nome nell'albo d'oro del Giro delle Pesche Nettarine di Romagna. Seconda affermazione al Giro delle Pesche Nettarine, seconda affermazione in 2 giorni per il bravissimo portacolori della Trevigiani Manuel Belletti, al quarto successo stagionale. Eccoci che ci viene riproposto questo sprint di potenza appunto di Belletti che ha preceduto, lo ricordiamo, Ponzoni e Cecchin. C'è grande soddisfazione dunque per il vincitore di questa prova, seconda tappa in 2 giorni per l'atleta della Trevigiani, sempre allo sprint, uno dei migliori velocisti in circolazione a livello nazionale. Come abbiamo detto, questa manifestazione consacra questo ragazzo Luca Dodi, da tenere particolarmente d'occhio, e lui a vincere il Giro delle Nettarine. Maglia verde per Dodi, azzurra per Pirazzi, gialla per Belletti, bianca per Malori, rosa per Pirrera. Dal Giro delle Pesche Nettarine è tutto.